però. No, ci siamo conosciuti la passata stagione, lui avevamo fatto una gara di prova assieme, poi lui si è trovato bene con me, allora mi ha dato l'opportunità di seguirlo tutta la stagione. Bene. Ecco, i piloti stanno giungendo sullo schieramento di partenza, tra poco il via. Ricordiamo velocemente la gara 1 vinta da Mancinelli, seguito da Maxim Gius, poi Raffaele Marcello, i primi tre, poi Liberati, Giovesi, Civer, Cron, Iaquinta, Guerin, Michael Lewis appunto al decimo posto, e i primi 10, ricordiamo, sono i piloti che prendono punteggio. Ecco, si sta per completare lo schieramento, tra poco il via di gara 2 qui sull'autodromo di Franciacorta, il primo appuntamento stagionale del campionato italiano di Formula 3. Ci siamo, ricordiamo, in prima fila Guerin del team Lucidi, affiancato da Brandon Maisano della BVM, pilota del Ferrari Driver Academy. È tutto pronto? Via, sono scattati, vediamo Guerin, è stato sorpassato da Brando Maisano che prende il comando, seguito da Guerin. C'è una frenatona all'ultimo di Giovesi, mi sembra. Non ci sono problemi nel fondo dello schieramento, questa è Spiga con la Migal, l'unica vettura, la vettura francese, tutte le altre sono dall'area motorizzate FPT. Fiat Power Training Technologies. Ottima la partenza comunque di Maisano, ha avuto un ottimo start, seguito subito da Guerin, dietro Lewis che ha dovuto difendere la sua posizione, subito un contatto, infatti se non sbaglio ha un problema all'ala anteriore. Sì, sembra che abbia l'ala anteriore nel lato sinistro, ci sia un baffo che appunto ha qualche problema, forse una toccata nella prima curva che è stata abbastanza convulsa proprio perché sono arrivati tutti insieme. Adesso il gruppo ormai si è sgranato, mentre c'è già un tentativo di attacco in queste fasi. Ecco, i piloti hanno completato il primo giro, ricordiamo che la gara ha una durata di 28 minuti più un giro. Il primo di questa gara 2 in questo momento è Brando Maisano del team BVM, seguito da Guerin, poi Michael Lewis al terzo posto a un secondo e mezzo, poi Giovesi, Civer, Marcello, Mancinelli a settimo posto. Ecco qua appunto il replay della toccata dove Lewis, insomma, il manico si trasmette. Non è così, no. Non è così, diciamo così, certa la cosa, però sicuramente c'è la passione. C'è la passione che nasce quando si è sempre in pista, magari da piccoli, e si sente già quello che è proprio l'odore, il profumo delle gare, dato dalle gomme, dalla benzina, da quello che è l'ambiente in generale. Ecco un tentativo di attacco, vediamo come è andato. Ruote di destra, l'erba, visto la giornata, rimane umida, quindi è un pericolo vero nel momento in cui si va con le gomme slick a toccarla, però è riuscito, eccolo qua, a passarlo, ecco, millimetricamente sulla destra. Peraltro bisogna anche dire che appunto lo stesso Roda non ha fatto nessuna manovra. Ecco la bandiera a scacchi, vittoria di Brando Maisano, il pilota del team BVM, che vince questa gara 2 di questo primo appuntamento qui a Franciacorta del campionato italiano di Formula 3. In seconda posizione a 6 decimi Victor Guerin, poi Michael Lewis sul podio. Quarto posto per Kevin Giovesi, poi quinto Civer, sesto Marcello, settimo Campana, autore di una buona progressione, partito dalle ultime posizioni. Poi Mancinelli, Jesse Cron, Iaquinta al decimo posto, questi sono i piloti che prendono punti. Poi undicesimo Maxim Gius, francese, poi Andrea Roda, Liberati, Regalia, Vecchi e Spiga. Ed ecco la classifica fino a qui, quarto poi Brando Maisano in quinta posizione, poi sesto Victor Guerin e di Civer settimo posto, poi Edoardo Liberati ottavo, Michael Lewis nono e poi Jesse Cron, Simone Iaquinta undicesimo, e poi chiude la classifica dei primi 12 Sergio Campana del team BVM. Ecco, vediamo la grafica. Inizia un weekend col piede sbagliato, nel giorno cruciale, cioè della domenica. Delle volte fai di tutto ma non riesci mai a recuperare la situazione e a far voltare, diciamo così, la storia della tua gara. E nella gara 2 purtroppo si è confermato, nel senso che
è rimasto in mezzo al gruppo, anzi ha perso delle posizioni, è arrivato appunto tredicesimo in questa gara, evidentemente ha ancora bisogno, specialmente quando ci sono queste condizioni così mutevoli, di fare esperienza e di riuscire a indicare. Sì, che ha determinato anche i problemi all'alettone davanti di Michael Lewis, e poi ecco vediamo un altro episodio, il sorpasso di Juice su l'argentino del team Ghinzani, Greg Facundo Regalia, ecco il sorpasso.